Sono veramente molto felice di vedere per prima volta un congresso internazionale su Maria Ausiliatrice, innanzitutto con rappresentanti dei numerosi gruppi della famiglia salesiana, e questo è già molto significativo perché la devozione di Maria Ausiliatrice non è un dato esclusivo dei salesiani di Don Bosco o delle figlie di Maria Ausiliatrice o dell'Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice, ma è un elemento carismatico, costitutivo. Non si può appartenere alla famiglia salesiana e non sviluppare nel contempo una grande e tenera devozione a Maria Ausiliatrice. E anche per prima volta ci troviamo qui a Częstochowa, proprio alla casa della Madonna Nera, della Vergine di Jasnogora, con una rappresentanza di 50 paesi del mondo. E sono felicissimo perché vuol dire allora che a poco questo impegno che ci siamo presi di far maturare la devozione a Maria Ausiliatrice sta dando dei frutti. Non c'è dubbio che Torino è un punto fondamentale perché lì Don Bosco è riuscito non soltanto a costruire la chiesa più bella di tutto Torino, che è quella della Basilica di Maria Ausiliatrice, con una processione che è la processione per tutto il Piemonte, non soltanto per Torino, no? Ma uscendo da Torino penso che non c'è finora nessun punto come la Spagna per quello che riguarda la devozione a Maria Ausiliatrice. Io ho avuto la fortuna prima di tutto di studiare in Spagna, di essendo regionale fare la visita a un'ispettoria, conosco molto la presenza salesiana in Spagna e vi devo dire che nemmeno in Italia ho trovato uno sviluppo della devozione a Maria Ausiliatrice come la trovo in tutte e ciascuna delle ispettorie. Io mi auguro veramente che a poco, quello che è al solito un'espressione di religiosità popolare in tanti dei nostri paesi, abbia una particolarità che è proprio quella della devozione a Maria Ausiliatrice con lo sviluppo dei centri di maturazione di questa devozione. Questi giorni naturalmente sono molti i sentimenti che invadono, che abitano il mio cuore, che pullulano nella mia mente. Direi che sono venuto qui carico di tante cose, però ho cercato di mettere un po' di luce nella mente, non soltanto di far parlare al cuore. E allora è così che non potevo non portare ai piedi della Madonna sì, le grandi gioie e le speranze del mondo, ma soprattutto le sofferenze, le angosce, la fame che sta attanagliando il Corno d'Africa, le situazioni di violenza che ci sono in parte del Nord Africa, del Medio Oriente, la povertà che colpisce grandi regioni del pianeta. Naturalmente porto con me tutto quanto è la vita della Chiesa con il suo impegno di una nuova evangelizzazione per riuscire veramente a lievitare questo mondo attraverso l'energia del Vangelo, la forza del risuscitato, essere capaci di trasformare il mondo attraverso la testimonianza di vita. Di modo particolare, naturalmente, all'interno della Chiesa porto con me tutta la congregazione salesiana, i confratelli sparsi in 132 paesi del mondo, in contesti tanto diversi, tutti quanti cercando di restare fedeli a Don Bosco, fedeli ai giovani di oggi, però con il bisogno veramente di ritornare a Don Bosco, di ritornare ai giovani. Quasi direi che questa è la prima tappa dell'avvio del triennio di preparazione al bicentenario della nascita di Don Bosco. Il 16 agosto sarò al Colle Don Bosco, lì avvierò questo triennio, però devo dire che qui, in momenti di intensa preghiera davanti alla Madonna, ho voluto cominciare proprio da questo.